Omicidio colposo plurimo e disastro ambientale. La Procura della Repubblica di Treviso deve muovere i suoi passi e promuovere un'inchiesta sulle cause che hanno portato 4 persone a morire, una ventina almeno a finire in ospedale, di cui 8 con particolare gravità. Giovedì 7 agosto alle 15 si celebreranno i funerali congiunti dei 4 amici a Refrontolo, vittime di una disgrazia che lascia senza parole. E fuori 100 metri fuori di qua non pioveva. Vi siete resi conto di questo? Quindi dare la colpa o alle viti o al terreno o eventuali chiusure dell'alveo, eccetera, non è possibile. Non sarà possibile, ma accade. La portata del tragico evento ha risalto su stampa e telegiornali nazionali ed è soprattutto da chi non vive la pedemontana che trova nelle eccessive coltivazioni a vigneto, oltre alle balle di fieno che possono aver agito da tappo fermando le acque prima che travolgessero tutto a piena potenza, la causa principe di quanto accaduto. Qua, fino agli anni 50, viveva tantissima gente e tutti quei terreni che voi avete visto a vite erano dei seminativi, dei prati, dei pascoli. Cioè non è che c'era il bosco è stato dissodato già 200-300 anni fa quando si è insediata la gente in questa zona. E quindi, prosegue Piccin, cespugli, rovi e quant'altro non difendono il terreno più dei vigneti. Sono zone strutturalmente delicate e non sono le sole. Abbiamo quasi 9.000 principi franosi nella montagna veneta, quindi di esigenze e problemi da mettere a posto ce ne sono tanti e questo evidentemente è uno dei tanti che sono usciti dopo quel problema delle microfrane che ormai abbiamo in tutto il territorio, che però ahimè non sono dovute, come ho sentito dire dal Prosecco, che gli alberi ci sono, vediamo che la vegetazione in quest'area c'è, non c'entra nulla la cementificazione, quindi è evidente che noi dobbiamo fare un intervento serio. Certo che questa è una tragedia che va oltre quella che è l'opera che può fare la regione, una situazione in un territorio che è molto fragile, che ha bisogno di attenzione e manutenzione, ma anche di sicurezza nel territorio stesso. Quindi io spero che la sinergia, soprattutto con i sindaci, gli enti locali, dia le priorità su cui intervenire e su cui appunto investire per il rispetto anche del territorio.